Siamo con mister Ciampelli. Mister, è finita un'altra stagione, la terza per te sulla panchina del Porto d'Ascoli, e anche quest'anno l'obiettivo è stato raggiunto. È stata una partita che chiude un progetto triennale bellissimo, entusiasmante. È stato un privilegio poterla chiudere in un palcoscenico del genere, e che ci dà anche la dimensione reale di quello che sono stati questi 3 anni, partiti una squadra quart'ultima in eccellenza, e poi oggi sappiamo perfettamente dove siamo. E oggi mi sento di dire che il progetto, che era iniziato il giorno in cui io, il presidente e il direttore ci siamo incontrati, si è compiuto, e questo è un motivo di orgoglio per me, è un motivo di orgoglio per il mio staff, che è composto più da fratelli che da collaboratori, e sono felice per averlo raggiunto con questa squadra, con questi ragazzi. Ci sono rapporti dentro questo spogliatoio che è normale che continueranno al di là del calcio, che ci porteremo dietro per sempre, perché abbiamo affrontato insieme tante storie, tante vicissitudini personali, professionali, e quello che abbiamo creato insieme, questo insieme, è qualcosa secondo me di irripetibile. Aver chiuso questo progetto oggi in questo modo è per me quanto di meglio ci possa essere. In 2 anni di Serie D abbiamo fatto 94 punti, che sono tantissimi, e per quanto riguarda il futuro, ogni scenario che si potrà aprire chiaramente sarà da valutare. Presidente Massi ha tutta la mia stima, però oggi è giusto riconoscere e chiudere un percorso di 3 anni che mi sento di dire assolutamente irripetibile. Cosa lascia e cosa ti ha dato, mister, anche la città di San Benedetto nel tuo percorso? La storia mia e della mia famiglia si è intrecciata con questa città. Quello che mi ha dato, che sono dato fin dal primo momento in cui sono arrivati, è qualcosa che rimarrà per sempre, perché è una città dove si respira calcio, è una città dove c'è qualità della vita, ci sono persone che costruiscono e mantengono rapporti. E tutto quello che in questi 3 anni c'è stato è normale che in questo momento torna alla mente, e io mi sento veramente un privilegiato ad aver fatto parte di questo progetto, ad aver fatto parte di una storia così bella, e di averla vissuta in una città che mi porterò sempre nel cuore, qualunque sia il mio futuro calcistico, e che ci porteremo sempre nel cuore con mia moglie e tutta la mia famiglia.